Buonasera e benvenuti ad Antico Viaggiare, i porti di Roma, quinto tour online di viaggi nei paraggi, progetto di Open City Roma, vincitore del bando dell'estate romana e parte del palinsesto culturale Roma Rama promosso da Roma Capitale. Io sono Gaia Maria Lombardo, sono un architetto e faccio parte dell'associazione Open City Roma che probabilmente conoscerete per l'evento annuale Open House Roma. L'iniziativa di oggi è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Primoli e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Per la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma abbiamo con noi questa sera il dottor Renato Sebastiani, archeologo responsabile del Rione Testaccio e in particolare del Museo Diffuso del Rione Testaccio, progetto sviluppato all'interno della Soprintendenza Speciale e volto a riscoprire, diciamo, la storia dell'insediamento umano nell'area, ricreando un percorso che renda manifesta l'identità storico e culturale del quartiere. E buonasera, dottor Sebastiani. Buonasera. Il dottore, insieme alla dottoressa Bonadonna della Fondazione Primoli, ci accompagnerà in questo viaggio, approfittando, diciamo, della limitazione data dal non potersi spostare fisicamente per la città, per trasformarla in opportunità. Ci sposteremo infatti, diciamo, nello spazio e nel tempo, lungo il corso del fiume, per conoscere la storia dei suoi porti. Perché il Tevere, con i suoi più di 400 km di corso, è stato l'anima della città fin dalla sua fondazione e ha reso possibile un numero incalcolabile di scambi e collegamenti che si sono svolti, peraltro, con assoluta continuità nel tempo. Quindi che arrivassero dal mare o dall'entroterra, le merci che hanno transitato per secoli per gli approdi sul fiume, praticamente le merci hanno transitato per secoli, diciamo, per gli approdi sul fiume, praticamente fino ai giorni nostri, perché se pensate che l'ultimo grande trasporto, diciamo, fluviale che è stato organizzato è stato quello che è stato preparato per portare a destinazione il blocco di marmo delle Alpi Apuane del peso di, mi pare, circa 300 tonnellate, che è stato utilizzato per l'obelisco del Foro Italica. Io però non voglio sottrarre tempo, diciamo, a poi la parte consistente della nostra serata, quindi facciamo un salto indietro nel tempo e passo la parola a dottor Sebastiani. Prego. Grazie, buonasera. Partiamo proprio dal Tevere, perché è vero, il Tevere, lungo il Tevere ha avuto questo ruolo importantissimo nella vita di Roma. Il Tevere però è anche un fiume piccolo, tutto sommato, ed è abbastanza strano pensare che Roma, nata appunto sul guado di un piccolo fiume a 30 km dal mare, avesse nell'antichità in realtà un grandissimo sistema di porti marittimi e scalo fluviale. E direi che può partire il filmato. Questo perché, diciamo, nell'antichità effettivamente il modo, diciamo, più efficiente per trasportare persone e merci era con le navi, era attraverso il mare, i fiumi e le acque interne, anche i laghi. E Roma, capitale, diciamo, per secoli di uno stato vastissimo, era un impero, era in realtà una città gigantesca, una città che noi diremmo una megalopoli, una città per il suo tempo, per alcuni secoli, fuori scala. Se considerate che aveva circa 1 milione di abitanti nel primo secolo d.C., beh, insomma, Parigi raggiunge 100.000 abitanti nel 1300, nel pieno Medioevo. 1 milione di abitanti lo raggiungono le grandi capitali europee della rivoluzione industriale, Londra, Berlino, Pietroburgo. Quindi voi potete capire per il tempo e per le tecnologie del tempo cosa voleva dire approvvigionare e nutrire una città così gigantesca, che era anche un grande centro di produzione, era un centro che esportava, non solo importava, quindi era un grande scalo e le navi erano un dato fondamentale. Quindi avere un sistema di porti efficienti, funzionali, era fondamentale per la vita della città. Tanto è vero che adesso lo vedremo se riusciamo a far partire il filmato, tanto è vero che intanto il sistema era legato a porti
Porti marittimi, Ostia, la prima colonia di Roma, la grande centro amministrativo e commerciale alla foce del Tevere, e poi il grande porto, il gigantesco porto imperiale di Claudio e di Traiano, dove oggi è Fiumicino, che è stato fino al XX secolo il più grande porto che il Mediterraneo abbia mai conosciuto, erano intanto il nodo fondamentale che permetteva alle grandi navi commerciali di trasporto marittimo di approdare e di fare l'operazione di carico e scarico delle merci dalle navi, Renato, scusami se ti appunto dalle navi interrompo. commerciali marittime, non Renato, parte. scusami, il filmato sta Sì. andando, ti volevo dire che sta andando, cioè è andato. Tu ci stai parlando su. Io non lo vedo, scusami, Sì. No, giustamente io non lo vedo. nessun problema. Quindi non so adesso a che punto è del filmato, però diciamo che permettevano appunto il trasbordo delle merci e delle persone dalle navi marittime alle chiatte fluviali, quelle che in latino venivano chiamate navi scaudicarie, le caudicarie, che risalivano il fiume. I 30 chilometri che dividevano Ostia e Portus da Roma, trainate dalle rive attraverso il sistema dell'alaggio, quindi trainate a braccia e a forza animale anche, ma molto a forza umana, braccia umane, dalle Quindi, rive. come vediamo in questa ultima immagine del filmato, sostanzialmente. Esattamente. Ah, ecco, ok. Allora. Esatto. E per renderlo più chiaro, non so se il filmato è finito, Sì. per renderlo più chiaro, questa è un modello di chiatta fluviale. Voi vedete un'immagine sopra, anche qui viene da Ostia, Isis Gimignana, è la nave di Isis Gimignana, è una immagine famosa, e vedete sotto invece il ritrovamento durante la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino di una chiatta, di cui vedete a destra il modello, ricostruito in scala, e sopra un bozzello che faceva parte del sartiame che teneva l'albero, il quale aveva la caratteristica di essere reclinabile proprio per agganciarci le carrucole, le gomene, le corde che lo permettevano il traino dalla riva. E qui voi vedete invece in questo quadro del pittore Riepin, un pittore russo dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, vedete rappresentato cosa doveva essere il lavoro, cioè la fatica animalesca che facevano per tirar su. Pensate che tutto questo durava tra i 2 e 3 giorni, ci volevano tra i 2 e 3 giorni per arrivare dal mare allo scalo fluviale, che qui vedete in una foto aerea, i resti che ancora ci sono sul Lungotevere Testaccio, appunto, di quello che era il grande porto fluviale della città. Come si dice, il luogo da cui tutto partiva e dove tutto arrivava, quello che era veramente il cuore, diciamo, che permetteva alla città di vivere. Quindi il Tevere era la grande autostrada che permetteva questo. Ora, il porto fluviale, ecco, qui potete vederne, ne vedete un acquarello che più o meno ne dà una certa ricostruzione, e vedete una delle strutture, il criptoportico. Questo era un corridoio coperto che permetteva di smistare nelle varie stanze e camere di stoccaggio temporaneo le merci che, diciamo, venivano caricate o scaricate, che poi andavano, diciamo, ai magazzini. Questa è invece, è molto suggestiva, è una bitta, cioè una delle pietre forate che venivano murate nelle banchine per permettere alle grandi chiatte, considerate che quella chiatta che avete visto prima stazzava 60 tonnellate, alle grandi chiatte di attraccare, e che avevano questa caratteristica zoomorfa. Questa è a testa di leone, ma ce n'era una a testa di cinghiale, e questa bitta pesa 1,5 tonnellate. Quindi capite la forza della corrente. E qui vedete invece
quelli che possono essere i prodotti. Questo è tutto materiale che viene dal porto, te l'ho ritrovato nel porto. Questo è un delfino scolpito nel marmo che sicuramente doveva ornare qualche villa gentilizia perché è di splendida fattura. Ma vedete anche le anfore in questa antica vecchia foto Parker della fine dell'Ottocento. Le anfore che erano di cui se ne trovano una quantità inverosimile perché erano i trasporti, gli elementi, diciamo, i mezzi di trasporto, i contenitori, scusami, di trasporto standard diciamo, per i liquidi e i solidi. E puoi far partire E l'altro facciamo filmato. partire il filmato che sta partendo Assolutamente. adesso, E alle eccolo. spalle del porto, a partire già dal secondo secolo avanti Cristo, quindi dalla fine della seconda guerra punica, e per tutta l'età imperiale, nasce un grande quartiere di magazzini. Gli Orrea si chiamano in latino, che sarà per secoli la principale area logistica della città, il cuore, diciamo, dell'economia della capitale dell'Impero Romano. Quindi sarà proprio il grande centro logistico, tutta quella che oggi è la piana di Testaccio, la pianura subaventina, perché sta ai piedi dell'Aventino, quindi stava subito fuori delle mura più antiche della città, diventa il cuore logistico dei magazzini. Sono i magazzini della città, i grandi magazzini della città. Non so se a che È punto è finito, è finito il filmato. E filmato, dillo adesso. alle spalle del porto, quindi che voi vedete qui, in questo disegno con le navi che attraccano, vedete questo grande edificio bianco, chiaro, con le volte a botte. Questa è la Porticus Emilia. Noi lo chiamiamo l'interporto, vogliamo dire così. Era un gigantesco edificio a navate. 50 navate per 487 metri di lunghezza e 70 di profondità su due piani, che andava, diciamo, dall'attuale via Marmorata fino a dove adesso è l'ex mattatoio, e che era sostanzialmente un edificio polifunzionale, un grande hangar coperto che subisce tante trasformazioni, ci sono tante interpretazioni, ma insomma ha questa grande funzione di gigantesco edificio pubblico che dura anche questo secoli, perché ne parla già Tito Livio e si va avanti. E questi sono i resti che ancora ci sono nel quartiere, che si vedono, e i palazzi che voi vedete dietro questi resti ci poggiano sopra, cioè utilizzano queste gigantesche murature che non hanno risentito dei terremoti, come loro, fondazioni, come loro basi. Questa alle spalle ancora della Porticus Emilia, dove vedete il riquadro rosso, e qui fra l'altro avete l'intuizione. Testaccio tra il fiume e le mura, la linea delle mura aureliane che stanno sotto, non è neanche un chilometro, non c'è neanche un chilometro, e guardate quanti elementi noi già conosciamo, legati all'economia della città. Il riquadro rosso è lo scavo che noi abbiamo fatto come soprintendenza nel decennio passato, di un grande magazzino che aveva come caratteristica, eccolo, ne vedete una un po' sfocata foto dall'elicottero durante lo scavo. E voi vedete a destra ci stanno i resti di una specie di punta di un trapezio che era il tipico, diciamo, la forma trapezoidale sembra abbastanza tipica dei grandi magazzini imperiali. A sinistra vedete, si vede male, quelli che sembrano una serie di ambienti che sono fatti con muri di anfore, cioè il riuso delle anfore. Qui siamo quindi in un uso secondario. Queste anfore sono arrivate al porto, sono state messe nel magazzino, poi sono state svuotate nei contenitori di distribuzione per la città e poi devono essere smaltite. Sono come le bottiglie di plastica dell'antichità, vogliamo dirla così, degli elementi molto economici che quindi non andavano in qualche modo smaltite. Questo è uno dei sistemi. Farci muri, e qui possiamo far partire l'altro Vado, filmato. sta partendo. Esatto, questi muri. Voi ne vedete adesso una specie di, diciamo, di animazione in cui serve a far capire poi quello che noi ritroviamo. Noi abbiamo ritrovato in parte ancora in posto, in parte crollati, quindi questo scavo è pieno di anfore, ci stanno più anfore che terra. E probabilmente l'interpretazione che noi diamo di questo è di una discarica organizzata, cioè questi sono recinti fatti con architetture appunto povere, cioè il riuso delle anfore come laterizi, come mattoni, che definivano dei recinti dentro cui c'era materiale selezionato di scarto. È la fine del ciclo economico. Questi hanno fatto tutto questo percorso, poi alla fine. Tutti i resti di anfore, resti di mosaico, resti di intonaci, così
vengono stoccati e come permettetemi uno smorzo, uno sfasciacarrozze, poi se io mi devo fare la mia villa, la mia casa, vado, prendo gli inerti, compro gli inerti per fare il mio cemento, per fare la mia malta. Quindi è, diciamo, l'uso fino all'ultimo di questo materiale, proprio perché c'era un problema di smaltimento, altrimenti, perché la ceramica è un po', anche in questo, un po' la plastica dell'antichità, si distrugge solo per polverizzazione, per meccanicamente, non è che si degrada. Quindi era un bel problema. Mettiamo anche Metti il anche filmato del mercato? il filmato del mercato di sottosopra. Qui adesso vedete in Eccolo questo qui che è filmato partito. quello che si vede oggi sotto il nuovo mercato di testaccio, l'edificio nuovo mercato di testaccio, cosa diciamo si può vedere. In realtà noi abbiamo mantenuto sotto il mercato, sono diverse migliaia di metri quadri dello scavo che sono visibili, visitabili, si spera appena le pandemie ce lo ripermettono, in cui che vi dà l'idea, cioè quello che voi adesso vedete, avete visto prima nelle slide a cielo aperto, adesso sta sotto il mercato, perché sopra ci stanno il parcheggio e il nuovo mercato, però è stato anche un esempio interessante in cui si è riusciti a coniugare facilmente al centro della città, della città antica costruita, perché tutta la piana di testaccio era costruita, coniugare le necessità della città moderna con la città antica. È diventato non il rischio archeologico, ma il valore aggiunto che l'archeologia può dare. Non so quanti sono i mercati nel mondo in cui il mercato nuovo sta seduto su quello antico e quell'antico sta sotto e si può vedere. Non so se è finito il filmato. No, no, il filmato ancora non è Ancora finito. continua, che è un Si po' vede? che Sì. sì, che cammina un po' lungo. Ecco, allora le anfore, l'elemento interessante di quelle anfore è che si riconoscono le provenienze. Le anfore hanno, adesso poi lo vedremo ancora meglio, sono riconoscibili dalla loro tipologia, perché le varie officine nelle varie province dell'impero seguivano tradizioni anche locali, facevano forme diverse. C'erano anche delle standardizzazioni, perché andava a standardizzare la capacità per poter, diciamo, poi fare i calcoli, i conti, cioè il contenitore doveva avere delle dimensioni in qualche modo replicabili, note e sicure per tutta quanta la contabilità poi dei commerci, specialmente di quello di Stato, quindi Anche degli per la misura, immagino, approvvigionamenti. del Per la misura, contenuto. certo, e per il Ma contenuto, cioè, certo. dovevano sapere, diciamo, che dovevano esserci dei contenuti standard, come noi abbiamo il litro standard certificato, e lì era la stessa cosa. E la cosa interessante è che noi siamo in questo scavo, abbiamo cominciato a riconoscere anche, quasi, passatemi il termine, quasi dei carichi presi e riusati e messi lì, nel senso che abbiamo riconosciuto anfore, la gran parte sono anfore da vino che vengono dal Piceno, le cosette adriatiche, anfore che portano vino che vengono da Creta o dall'Oriente, che per esempio da cui venivano vini più pregiati, ad esempio. Quindi è interessante anche questo, c'è cioè la sensazione che dietro tutto ciò, appunto, c'era un sistema che prevedeva anche la capacità di smaltire in modo organizzato queste anfore, che sennò sarebbero state un problema, perché erano degli oggetti estremamente economici, costruiti in modo seriale, per cui rimandare indietro una nave carica di anfore vuote sarebbe stato economicamente probabilmente insensato, però il problema di smaltirle c'era. Questo è uno dei Certo. sistemi, e ce ne sono tanti. Pensate all'alleggerimento delle volte, i pennacchi delle volte alleggeriti perché dentro ci stanno le anfore. Le anfore sono solide e leggere, sono forme curve, cave, solide e leggere. Quindi hanno tante funzioni, oppure i drenaggi. Capito. Senti Renato, ma ti faccio una posso farti una domanda proprio sul filmato, perché si vedevano proprio sui manici dei timbri. E ci arriviamo. Se il filmato è Ok. finito, qui vedete Sì. appunto come sono queste file di anfore. Qua vedete dei tipi. Per darvi l'idea, quando dicevo poi dalla tipologia, dalla forma delle anfore, noi riconosciamo le officine, c'è tutto uno studio dietro le spalle. Su naturalmente molto, cioè, ci sono studiosi che fanno questo.
Ed è una cosa importantissima perché aiuta proprio a seguire anche le rotte commerciali. E qui vedete un tipo di anfora molto particolare, questa a destra, chiamata Dressel 20. Dressel, appunto, è uno studio tedesco che per primo ha fatto una classificazione tra cavallo fra 800 e 900 di queste anfore. E vedete a sinistra l'interno di Monte Testaccio, il cosiddetto Monte dei Cocci, che è una collina artificiale. Voi vedete, questo è lo scavo, viene scavata tradizionalmente, adesso capiamo perché, da equip spagnole da più di 20 anni. Vedete in cima, si vede la luce e la superficie, capite che sotto un peletto di terra ci sono solo cocci. È una collina di 35 metri per circa 1,2 km di perimetro, fatta esclusivamente di frammenti di anfore, la gran parte appunto anfore betiche cosiddette, queste Dressel 20, che portavano olio e portavano olio che veniva dalla provincia betica, cioè dall'Andalusia. Per cui si studiano i siti di produzione nella valle del Guadalquivir e comunque in generale in Andalusia, e si studia il sito di arrivo. Ma l'interessante di questo monte, non solo è la sua particolarità, è un monumento unico, non ce n'è un altro così. È unico nella storia, ma è un grande un elemento da cui si può studiare la storia, una parte della storia economica di alcuni secoli dell'Impero Romano, perché le anfore avevano appunto un'etichetta, la loro etichetta, esattamente come le nostre bottiglie e i nostri contenitori. Quello che voi vedete sui marci si vedeva stampato, quindi diciamo fatto già quando si fabbrica l'anfora, spesso era in genere era il produttore dell'anfora, quindi la figlina, cioè la fornace, e chi l'aveva ordinato, chi diciamo aveva il fondo. Per esempio, a me servivano quest'anno, penso mi serviranno 200 anfore per il mio olio, e quindi io vado, le ordino, e il fornaciaio ci mette il suo stampo, il mio, il suo nome, il mio. Però poi, e lo vedete sotto, e si vede un po' male, diciamo, e un pochino si vede sul collo dell'anfora a sinistra, c'erano i cosiddetti tituli picti, cioè c'erano una serie di informazioni fatte a pennello con dei codici, diciamo una scrittura codificata sia nelle sue posizioni che proprio nella grafia, che invece davano l'etichetta. L'etichetta vuol dire la tara, vuol dire il contenuto, vuol dire i controlli doganali, vuol dire il controllo, per esempio, all'arrivo da parte del prefetto del porto, del prefetto dell'Annona, che doveva garantire, nel caso delle cose, diciamo, delle forniture statali, le scorte necessarie alla città, e spesso anche l'anno consolare. Quindi scavare, l'anno consolare vuol dire la data. Quindi scavare nel monte vuol dire scavare un grande archivio dei commerci dell'impero, naturalmente scompaginato, perché chi ha fatto la discarica faceva una discarica. Ma la grotta avrebbe molto da imparare da quella discarica, da come è fatta. Ma faceva una discarica, non è che pensava che un domani era qualcuno e voleva ricostruire cose. Quindi è come lavorare in un archivio scompaginato, però dà queste informazioni molto grandi. Questo è il monte visto dall'alto, come più o meno si può vedere oggi. Questa è una foto di una quindicina d'anni fa, ventina d'anni fa, ma insomma oggi siamo più o meno così. E vi dà l'idea di cosa vuol dire. Ecco, i calcoli statistici sono olio per 250 anni per mezzo milione di persone, e si calcola che il monte abbia perso almeno un terzo della sua consistenza, perché poi la roba veniva cavata nei secoli, è stata utilizzata perché erano cocci, ci si facevano un sacco di cose, e una parte veniva usata anche come bersaglio dai bombardieri di Castel Sant'Angelo, che ogni anno andavano e facevano le loro esercitazioni con le bombarde e lo usavano come bersaglio da Porta San Paolo. E il Museo Diffuso del Rione Testaccio racconta tutto questo. E lo racconta perché è un museo diffuso? Perché è il rione che racconta se stesso. Cioè, ci sono una serie di punti nel rione in cui i pannelli raccontano la storia. Si possono seguire tre itinerari: itinerario antico, itinerario medievale, moderno e uno contemporaneo. E naturalmente i tre siti principali, che sono il Porto Fluviale, la Porticus Emilia, il Mercato di Testaccio. E poi il Monte Testaccio, che non è di proprietà statale, ma comunale, però
è il terminale, voi capite che c'è tutta la storia, l'arrivo, il porto, il grande porto, l'interporto, i magazzini e la discarica di Stato. Cioè, in poche centinaia di metri c'è la storia economica della città antica. E con questo io avrei finito. Allora, ringrazio il dottor Sebastiani per questo interessantissimo intervento. Io so che non potrà restare, diciamo, con noi fino al termine, per cui approfitto per una piccola domanda, perché intanto mi chiedono, come, diciamo, come si visitano questi siti? Perché noi diciamo, abbiamo avuto anche questa bellissima collaborazione negli anni con la sovrintendenza speciale, in cui durante gli open house diciamo, hanno organizzato delle visite interessanti anche con delle passeggiate che collegavano i vari siti proprio nello spirito del museo diffuso. Però, insomma, a prescindere da open house, attualmente Certo. no, ma insomma, è interessante visitarli pure a prescindere. Insomma, noi siamo molto contenti, chiaramente, che voi partecipiate. Certo. Allora, diciamo che è un'operazione un po' in progress. Allora, vi spiego perché. I siti sono stati progressivamente aperti in forme differenziate. La Porticus Emilia è un giardino, sostanzialmente, è un piccolo giardino fra palazzi, sono 1200 metri quadri con i resti, e veniva aperto, adesso è chiuso, adesso è tutto chiuso per la pandemia, però veniva aperto 2 giorni a settimana e i fine settimana attraverso un sistema di accordo, un protocollo d'intesa che la sovrintendenza aveva fatto con un gruppo di associazioni del territorio, di archeologi, cioè, i quali garantivano le aperture e nello stesso tempo una serie di laboratori che venivano fatti dentro uno spazio che c'è nel mercato, sopra al sito, che si chiama Sottosopra, che è uno spazio, diciamo, ludico-didattico in cui si fanno laboratori per i bambini, per i ragazzini. E visite guidate appunto nei vari siti. Quindi si prenotavano, c'è una mail sottosopra, un sito dove si potevano prenotare le visite. Questo perché non, diciamo, dal punto di vista proprio del personale, non abbiamo ancora la forza di aprire stabilmente questi siti. Inoltre, sono siti in progress anche di lavori, nel senso che il porto fluviale ha avuto una serie di interventi di restauro e si sta facendo, adesso a giorni sta partendo l'ultima tranche di un intervento di restauro e poi c'è un programma di allestimento di uno spazio, di un piccolo spazio museale interno che racconti con dei modelli il porto e le visite stesse e il porto fluviale naturalmente ha una visita stagionale perché da questo mese, diciamo da novembre fino a primavera, per le piene del Tevere, che adesso non avvengono purtroppo da 4 anni, e questo è un altro problema: non piove. E le piene del Tevere, quando ci sono, coprono una buona parte fino alla banchina di Tiena che si vedeva in quel grafichetto che ho fatto vedere a un certo punto, e quindi c'è un pericolo, per cui quello è una visita stagionale. Il mercato di Testaccio viene allo stesso modo, viene aperto attraverso le visite guidate. Con le associazioni, visite istituzionali che facciamo noi e eventi che si fanno oltre open house, se ne fanno anche molti altri, anche in accordo con il mercato. Quindi diciamo che si è garantito un blocco di visite, non sono aperti stabilmente, ma erano facilmente prenotabili. Adesso diciamo, il nostro obiettivo, che non è semplice da realizzare, è quello di diciamo, arrivare, approfittare in un certo senso di questo momento drammatico che ci ha bloccato tutto per riuscire a, diciamo, riorganizzare questo sistema del Museo Diffuso e arrivare ad avere delle aperture, delle iniziative invece stabili, cioè che permettano di aprire questi siti stabilmente, quindi senza che uno debba prenotare, fare, cioè, ma trovarli aperti, punto. Benissimo, allora grazie, grazie mille, grazie tante, è stato molto interessante il racconto e sicuramente saprei anche la risposta, ci sono un sacco di occasioni, quindi io a questo punto saluto il dottor Sebastiani e ringrazio la sovrintendenza speciale per questa interessante collaborazione. E,
è arrivato il momento di sentire come continua questa appassionante vicenda, con il contributo della Fondazione Primoli, per cui questa sera interverrà la dottoressa Maria Teresa Bonadonna Russo, direttrice ordinaria della Biblioteca del Senato della Repubblica, socia della Società Romana di Storia Patria e membro del CDA della Fondazione e del gruppo dei Romanisti. Buonasera, dottoressa, benvenuta. Allora, io a questo punto le passerei direttamente la parola per non Sì. Vabbè. perdere un minuto del suo prezioso intervento. Allora comincio a raccontare questa storia che in realtà. Assolutamente. Prego? Prego, Comincio. prego, assolutamente sì. Questa storia racconta la vocazione pluviale di Roma che si dipana dall'alto medioevo attraverso l'evo moderna fino all'età contemporanea, fino praticamente a ieri. Perché tutto il tratto urbano del fiume, fin dall'alto medioevo, era disseminato, non dico di porti, ma di approdi. Il primo si trovava subito appena il fiume entra in città all'altezza di Porta Flaminia, a sinistra, che era il primo. L'ultimo era quando il fiume esce da Roma per andare al mare all'altezza di Porta Portese e questo scalo era a destra e a destra ci fu per secoli, prima fu l'unico scalo esistente, tant'è vero che poi Leone XII, nella nel 1827 per l'esattezza, decise di fornire uno scalo, un approdo, un modo di approvvigionare di approvvigionarsi alle popolazioni, ai residenti della città leonina e di Trastevere e costruì un vero e proprio porto di fronte a Palazzo Salviati che fu completato nel 1830 e non funzionò mai per mancanza di traffico perché quelle popolazioni non se ne servirono mai. Tant'è vero che poi nel 1863 fu addirittura demolito e al suo posto venne costruito un ponte di ferro per cui si pagava un pedaggio 20 centesimi militari gratis che durò fino al 1942 perché durante la guerra serviva il ferro alla patria e allora venne demolito. Invece il porto di Ripagrande fin dall'alto medioevo, fin dal IX secolo, VIII secolo, fu un porto perfettamente funzionante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista turistico, perché si trattava di un turismo devoto, perché i buoni cristiani che dopo l'VIII secolo non potevano più andare a pregare sul sepolcro di Cristo perché c'erano arrivati i musulmani, si accontentarono del vicario e vennero a pregare sulla tomba di Pietro. Inondate talmente massicce che addirittura cambiarono il nome al porto, che diventò la Ripa Romea, perché queste ondate di pellegrini scendevano a Ripa Grande, attraversavano Trastevere e la Lungara e arrivavano a San Pietro. E talmente numerosi che addirittura cambiarono il centro direzionale dello sviluppo di Roma. Roma non si è sviluppata come tutte le città medievali intorno alla cattedrale San Giovanni, si è sviluppata intorno a San Pietro, perché San Pietro è stato il centro di tutta questa massa di pellegrini. E nel 1350, quando Buccio di Ranallo venne a Roma per il Giubileo dall'Abruzzo, andò a vedere Ripa Grande e rimase proprio colpito dalla ricchezza, abbondanza di merci di tutti i generi, perché tutto l'approvvigionamento di Roma si passava attraverso, arrivava, approdava a Ripa Grande. Sia le derrate, vino, grano, olio, salumi, formaggi, spezie, pesce, tutto.
anche poi materiali da costruzione e tutto quello che c'è. Le navi arrivavano con questo carico, poi ripartivano o vuote oppure con carichi soprattutto di marmi, pietre, cocci e pozzolana. E per arrivare a Ripa Grande, dopo l'approdo a Fiumicino, scaricavano le loro merci su dei navicelli a fondo piatto, che venivano trascinati, trainati sulla ripa destra, la sponda destra, con traino animale. O lo facevano, i carichi più pesanti lo facevano i bufali, prima i bovi, poi nel VI secolo, quando furono introdotti i bufali di Paolo Diacono, pastorono ai bufali. I carichi più leggeri era fatta con delle squadre di uomini che si chiamavano conciliatori e che fecero questo lavoro fino al principio dell'Ottocento, quando Pio VII poi ebbe pietà di questo lavoro disumano di questi disgraziati e trasferì anche il traino delle cose dei carichi più leggeri ai bufali, suscitando le proteste sia dei mercanti che degli armatori, perché il traino con i bufali costava di più, perché era un appalto della reverenda camera, che la reverenda camera dava ai privati, e i privati dovevano sempre tenere disponibili almeno 5 tiri, ogni tiro era 10 bufali, era 10 bufali. E poi, oltretutto, questi bufali creavano altri problemi, perché invece di essere tenuti al chiuso della bufalara, che era il recinto fatto apposta fuori Porta Portese, erano lasciati liberi di pascolare e quindi andavano dappertutto e facevano danni. Tutto questo durò fino al 1842, perché il 18 agosto del 1842 Alessandro Cialdi, che era il capo della Marina Pontificia, andò in Inghilterra a ritirare i primi 3 vaporetti, che lui aveva ordinato e anche progettato per fare questo lavoro del traino. E quindi i bufali del traino animale finì. Oh, in tutti questi secoli poi, Ripa Grande intanto si era arricchito di attrezzature, di servizi, prima di tutto l'arsenale, perché alla metà del 400 l'arsenale funzionava perfettamente per costruire le galere, soprattutto per le guerre contro i pirati. Callisto III e poi Sisto IV, alla metà del 400, organizzarono, soprattutto Sisto IV organizzò una vera e propria crociata contro i pirati, no? Coinvolgendo Napoli, Venezia, Spagna, Portogallo, Francia, che mandarono le loro navi e il 23 di maggio, mi pare, del 1472. Sisto IV andò a benedire questa flotta che partiva contro i pirati, a cui lui contribuiva con 23 galere costruite nel coso di Ripa Grande. Poi dopo vennero le dogane, le costruì Innocenzo XI, poi vennero i magazzini, perché Clemente XI attrezzò a magazzini i vecchi locali dell'arsenale che erano stati abbandonati, perché Urbano VIII, quando ci fu la guerra contro i Farnese, per sicurezza arretrò la cinta muraria, fin dove la Porta Portese che si vede adesso non è quella originaria stava molto più avanti, quella lì fu costruita da Innocenzo VIII, da Innocenzo X, perché Urbano VIII era morto, per chiudere la cinta muraria fatta da Urbano. Allora i magazzini erano, e quei locali erano rimasti abbandonati e Clemente XI ci costruì, ci le attrezzò a magazzino. Poi Pio VII fece la lanterna per comodo dei naviganti, poi Gregorio XVI davanti alla lanterna ci costruì un pronao neoclassico per bellezza. E su tutto questo complesso di attività e di strutture, di opere, vegliava la Madonna del Buon Viaggio. La Madonna del Buon Viaggio, che era la Madonna
venerata in quella in una chiesetta che adesso c'è ancora incastrata nella facciata del San Michele, ecco, e qualche volta viene ancora officiata. Ed era di proprietà della Università dei Marinai di Ripetta, che è un'università documentata fin dalla metà del XII secolo, però la chiesa deve essere più antica perché il vero titolo della chiesa è Dei Mater Santissima Virgo Maria De Turri Stella Maris. Quindi la torre si vede nella, cioè, non so se si legge nel frontone, la fronte sopra la porta di marmo, l'iscrizione di marmo sopra la porta con la dedica, richiama la torre che Leone IV, al principio del IX secolo, costruì di fronte a quella aureliana dell'Aventino, perché ci stendevano le catene per bloccare le navi pirate, il corso delle navi che venivano dal Tevere. E naturalmente in questa chiesa, che poi fra l'altro a cui il Papa aveva concesso un giulio all'anno per ogni nave attraccata a Riva Grande. E in questa chiesolina i marinai appendevano il loro ex voto di ringraziamento quando erano stati salvati da qualche pericolo, però il salvataggio più clamoroso, più importante e più famoso non l'ha fatto la Madonna del Buon Viaggio, l'ha fatto dei marinai di Ripetta, l'ha fatta la Madonna di Piccigaroli, di Santa Maria dell'Orto, perché nel 1583, quando l'imperatore del Giappone mandò una delegazione a ossequiare il Papa, Sisto V, in segno di omaggio, di ossequio, mandò incontro alla delegazione sul fiume una sua delegazione che partì da Riva Grande, però non vide la Madonna del Buon Viaggio, vide Santa Maria dell'Orto, dove c'è appunto la Madonna dei Piccigaroli, perché a quell'epoca non c'era in mezzo San Michele a fare da quinta, quindi videro quello. Quando si trovarono poi nei guai, perché una volta usciti in mare, dice, ho preso una borrasca, un altro po' affogano tutti, invocarono la Madonna dei Piccigaroli. E questo salvataggio e questo evento è uno dei tanti eventi che ebbero per scena Riva Grande, perché dove a Riva Grande stava anche proprio fisso diciamo, la barca di servizio del Papa, insomma, quella a disposizione del Papa quando il Papa voleva andare a fare a diporto sul fiume oppure voleva andare a caccia alla Magliana. E l'ultimo evento, quindi di eventi ce ne sono stati tanti a Riva Grande, l'ultimo addirittura è avvenuto nel 1908, quando il re scelse Riva Grande per consegnare la bandiera di combattimento a un'unità militare della Marina militare italiana che si chiamava il Granatiere. Ecco. Invece Ripetta è tutta un'altra storia, perché Ripetta è diventata Ripetta da una posterula che è una delle posterule che si aprivano sulla cinta aureliana che nel III secolo si stendeva lungo tutta la sponda sinistra a difesa del Campo Marzio, che a quell'epoca il Campo Marzio prendeva anche ponte. E allora, fin dal III secolo, cioè, in queste mura si aprirono dei varchi che si chiamavano posterule, e secondo le fonti più antiche pare che ce ne fossero addirittura 16. Nell'Alto Medioevo ce ne erano rimaste 4. E in più c'era epoca aureliana, c'era anche un porto vero e proprio, perché quando fecero le fondazioni per quello che poi fu il Teatro Apollo a Tordinona, venne fuori addirittura e vennero fuori i resti di un porto attrezzato per lo scalo dei marmi, perché erano i marmi che servivano ai marmorari romani che erano tutti concentrati fra Governo Vecchio, Montegiordano e Piazza Sforza Cesarini, e naturalmente si ricordavano i marmi che li portavano fino a lì.
Di queste posterule, appunto, la prima si incontrava appena entrata il fiume dopo Porta Flaminia e stava fra una chiesa che si chiamava prima Sant'Agata, poi San Martino, e un'altra che si chiamava Santa Maria. L'ultima, la quarta, si chiamava la posterula di Nizia e stava dove via di Panico sbocca sulla piazza di Ponte, via di Monte Brianzo praticamente, ecco. E quella aveva addirittura intorno tre chiese: San Silvestro de Posterula, che poi scomparve nel 400, Santa Maria de Posterula, che arrivò fino al 1888 e poi fu distrutta per fare il Lungotevere. L'ultima che sopravvive è Santa Lucia della Tinta, che però allora, guarda caso, si chiamava proprio Santa Lucia delle Quattro Porte. Fra San Martino e Santa Marina c'era appunto questo scalo. Santa Marina era una chiesa che stava ai piedi dell'Augusteo, quindi San Martino è la chiesa dove poi fu costruito San Rocco. Santa Marina stava ai piedi dell'Augusteo e alla metà del 400 fu regalata da Niccolò V agli Schiavoni. Gli Schiavoni erano quei disgraziati sloveni, dalmati, croati che scappavano, migranti, come adesso. Niente di quello che succede adesso a Roma è già successo. Era successo anche questo, che questi qui, scappando, si erano rifugiati intorno all'Augusteo. E Niccolò V gli aveva riconosciuto il diritto a vivere lì e gli aveva regalato questa chiesa, dice la bolla di concessione, di scoperte e di ruta, quindi niente a crollare. E loro si costruirono San Girolamo degli Schiavoni. Lì cominciò il porto di Ripetta, in una zona perlomeno malfamata, perché intanto i furti erano all'ordine del giorno. Poi, alla metà del Cinquecento, fra l'attuale via Tomacelli, allora era la contrada di Monte d'Oro, fra via Tomacelli e via di Ripetta, c'era l'ortaggio delle prostitute, l'ortaggio delle cortigiane, quindi altro bel mondo. In più, adiacente, proprio adiacente a questa zona, vicolo del Vantaggio, che ancora esiste, c'era una contrada pericolosissima che si chiamava la contrada della Penna, dove c'era uno scalo dove dovevano attraccare le navi vuote, scariche, attraccavano là. Ed era una zona pericolosissima, tant'è vero che dopo quattro secoli ancora Giuseppe Gioacchino Belli diceva di starci attenti, perché il vicoletto del Vantaggio, sor Cavaliere mio, riesce a Fiume, e Fiume, quel posto, era, a Roma il Tevere non si chiama Tevere, si chiama Fiume, e quel posto era deputato per scaricarci i morti ammazzati della giornata. Tant'è vero, un'operazione talmente normale e abituale che quando Cesare Borgia, una sera di giugno, mi pare il 16 del 1497, ci scaricò il corpo appena scannato del fratello, uno schiavone marinaro che dormiva sullo naviglio suo perché aveva la nave scarica, e lo vide, ma non se ne preoccupò e lo dichiarò. Dice: io non ho dichiarato, non me ne sono preoccupato, perché uno più uno meno, ne vedo tanti tutti i giorni, non è il caso di starci a preoccupare per un morto di più, insomma. Quando poi Scipione Borghese diventò Paolo V, non poteva permettere che sotto le finestre del palazzo della sua famiglia si vedesse tutto questo scempio. E allora spostò il porto 200 metri più su, di fronte all'ospedale di San Giacomo. E questa operazione venne pagata, dove poi tra l'altro si pagava l'attracco, costava di più, però era compresa la sorveglianza, mentre invece giù no. Questa operazione venne pagata dall'ospedale di Ponte Sisto. L'ospedale di Ponte Sisto era stato costruito nel 1585 da Sisto V, non era un ospedale, era un conservatorio, un ospizio, per levare dalla strada i mendicanti, perché una piaga che durava a Roma dal Cinquecento. E per
farlo sopravvivere, perché tanto con le limosine non ci sarebbe riuscito mai, gli assegnò una delle gabelle più ricche, cioè la gabella della legna di Ripetta, perché a Ripetta, oltre che a Ripetta, serviva tutto i materiali che venivano dall'Alto Lazio, dalla Sabina, dall'Umbria, quindi vino acquaticcio, lo chiama Betti, soprattutto olio, vino e legname da costruzione e da ardere, no, che veniva custodito nelle legnare. E allora la legnara da costruzione venne spostata a San Giacomo, dalla legna da ardere, che veniva fornita dalle macchie prospicienti il Tevere, quella erano tutte legname che doveva venire a Roma per questo scopo. E quello da costruzione, la legnara da costruzione rimase invece a Ripetta Vecchia. E questa operazione la pagò l'ospedale di Ponte Sisto. E lì rimase il porto, rimase per 100 anni, perché poi Clemente XI, che si preoccupava molto appunto dell'aspetto urbanistico e architettonico della città, e anche perché doveva poi ovviare a un inconveniente grave, perché gli scaricatori, quando risalivano l'argine, che era argilloso e scivoloso, finivano a fiume e la maggior parte affogava. Quindi bisognava. Allora decise finalmente di costruire un porto, che finora un vero porto non c'era, ripeto, di costruire un porto vero e proprio, e dette l'incarico ad Alessandro Specchi, il quale fece un'opera veramente egregia, tant'è vero che servì di ispirazione poi, 50 anni dopo, quando dovettero sistemare la scalinata di Trinità dei Monti, che si ispira con la balaustra e le rampe che scendono proprio alla cosa di Tor de' Specchi, di Alessandro Specchi. E questo porto però nel 1845 già non funzionava più, perché già dalla fine del Settecento il traffico si era ridotto, perché non c'era più tenuto a posto l'Arno del Tevere, la manutenzione non era stata più fatta, allora la navigazione era diventata difficoltosa, sempre più difficoltosa. Poi i papi si erano dedicati soprattutto a potenziare, a incrementare la rete viaria, poi vennero le ferrovie, e nel 1845 il porto di Ripetta c'era quello di Specchi, però non funzionava più. Tant'è vero che negli anni 50 lo vide un turista francese e disse che praticamente Ripetta si era ridotta a quattro navi scassate, qualche balla di merce sulla banchina, e una dozzina di marinai accoccolati che si prendevano il sole, insomma, questo era tutto. Quindi, a un certo punto, non serviva più. Nel 1901 fu demolita, ed era una cosa bella demolita per fare una cosa brutta, che però serviva, che era il ponte di Cavour. E così, Ripetta finisce qua. Invece continua, ancora per 50 anni, la storia di Ripa Grande. Perché io posso testimoniare che Ripa Grande è stata in funzione fino alla guerra, fino al 1940, perché nel 1938 ancora funzionava perfettamente. E un altro testimone mio contemporaneo, un po' più vecchio di me, dice che era soprattutto riservato e limitato al traffico interno, Puglia, Sicilia e Sardegna, per i prodotti tipici, soprattutto il vino, e poi i formaggi, eccetera. E in questo modo questa sopravvivenza così lunga, durata altri 50 anni, dà ragione e conferma la tesi di Alberto Alessandro Ciardi, che finché visse, e morì nel 1882, finché visse, sostenne sempre che Roma, il vero porto di Roma, doveva rimanere Ripa Grande, nonostante tutti i contro tutti i progetti che vennero fuori, specialmente dopo dal 1850 in poi, e poi dopo il 70, per dare a Roma uno sbocco al mare, perché
così diventava una grande potenza economica, produttiva, questo e quest'altro. Cialdi disse sempre che no, che l'unico porto di Roma doveva rimanere Riva Grande, innanzitutto perché sta dentro Roma e poi perché con poca spesa si può rendere navigabile il Tevere un'altra volta fino a Perugia, che dopo poi costa pure meno della ferrovia, quindi conviene pure. E aveva ragione, perché tutti i progetti di fare lo sbocco al mare sono tutti falliti, anche l'ultimo, dell'ultimo, quello di un ingegnere livornese, Paolo Orlando, che voleva fare assolutamente il porto a Ostia, con tutto un progetto di abitazioni, eccetera. Di tutto questo rimane oggi soltanto, io gli dico un po' patetica, il canale dei pescatori di Ostia. E il signor Capanna gliel'aveva detto che il mare a Roma, neanche una creatura nelle fasce, vedete, il mare a Roma, neanche se 20 volte muore e 20 nasce, perché per noi il mare resta sempre il fiume. Ecco. E adesso, prima di concludere questa storia, vi devo dare una notizia che ho saputo per caso questi giorni, di un progetto di aprire a Roma un museo del mare, con buona pace del signor Capanna e di 2000 anni di storia, e grazie per avermi ascoltato. Dottoressa, grazie a lei, è stato un intervento molto interessante e le faccio una domanda che mi è arrivata, perché mi chiedono fino a quando la nave del Papa è rimasta al porto di Riva Grande, cioè fino a quando è stata in funzione. È sempre, finché c'è stato il Papa è stato in funzione. Era la nave di servizio, come il treno reale. Quindi fino alla fine del porto, diciamo, fino alla fine della vita del porto. Come il porto di Papa. Nel 70, insomma. Ah, ok. Quando c'è stato lo Stato, quando è finito lo Stato Pontificio, il Papa non si è più mosso dal Vaticano, si vede che andava al posto del Cepetto. Giustamente. Fino al 70. Cioè, finché il Papa è stato sovrano. Fino a quando il Papa è stato sovrano. Poi ha fatto il prigioniero per 50 anni e non è uscito più. Tanto meno andava a fiume. In effetti, la ringrazio, dottoressa, grazie mille, ringrazio la dottoressa, ringrazio Valeria Petitto per il supporto, ringrazio la Fondazione Primoli e il Gabinetto Fotografico per diciamo il materiale interessantissimo che è stato utilizzato a supporto della presentazione della dottoressa. E a questo punto io vi saluto. Prima di salutarvi vi ricordo il prossimo appuntamento, che è domani, giovedì 19 ottobre alle ore 18, con artiste viaggiatrici in collaborazione con l'Accademia di Francia, l'Istituto Svizzero di Roma e l'Accademia di Danimarca, a cura di Lidia Alessandra Zianna. E infine, per tutta la durata del festival, troverete ancora per le strade di Roma le affissioni Le vacanze dei romani, opera manifesto, realizzato in collaborazione con il duo artistico Robocop, in cui, scansionando il QR code presente sul manifesto, potrete vedere ogni giorno un contributo diverso tratto dall'archivio dell'Istituto Luce sul tema del viaggio. L'altra iniziativa disponibile sempre sul sito www.viaggineparaggi.it è Le porte di Roma Sonar Live, dove nella sezione dedicata si possono ascoltare le 17 porte delle mura aureliane. Grazie a tutti quanti per aver partecipato a questa iniziativa e di nuovo arrivederci e buona serata.